Il nuovo piazzale, ubicato in centro città a Montelepre, lungo la via Falcone e Borsellino, è stato intitolato questa mattina a Portella della Ginestra, quale atto di solidarietà e di vicinanza della comunità di Montelepre alle vittime della mafia, al movimento contadino e al movimento sindacale che tiene sempre viva la memoria di quei terribili anni di soprusi e di omicidi. Per Montelepre poi si è trattato di una orrenda vicenda che ha lungamente segnato la vita cittadina e i suoi abitanti. L'intitolazione è stata vissuta questa mattina come un momento molto significativo. L'arma dei carabinieri che è presente in questo territorio da sempre ed è stata protagonista appunto nella lotta al banditismo da una parte e dall'altra protagonista di episodi, voglio dire, insomma, che in questo momento, voglio dire, insomma, ecco, di cui ravviviamo appunto la memoria. Ogni occasione per ravvivare questa memoria è per noi occasione appunto di poterci legare a questa popolazione nella quale operiamo, voglio dire, insomma, dal 1861, non è poco. Proprio a giugno abbiamo ricordato in una manifestazione, a cui è stato presente anche il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, le oltre 400 vittime che dal 1900, dall'immediato dopoguerra, dal 1946 in poi, hanno segnato la storia operativa dell'Arma. Questa occasione serve esattamente a ripristinare un dialogo che mancava o che era venuto meno in tutti questi anni, a causa ovviamente dei noti fatti che risalgono appunto a questo eccidio, a questa strage di Portella Ginestra, a causa di una banda locale monteleprina. Ma ovviamente io credo che anche a distanza di tanti anni, ma soprattutto considerando che la comunità di Montelepre non poteva essere rappresentata allora da un capobanda o da una banda di criminali, quindi a maggior ragione, diciamo, la parte viva e sana della società civile monteleprina assieme a quella viva e sana della comunità di Piana degli Albanesi rappresentano il meglio e quindi assolutamente un'occasione di solidarietà e di fratellanza. Io penso che sia un fatto storico questo, il fatto che nel paese dove c'era non solo Giuliano, dove purtroppo in quelle terribili giornate, in quegli anni spaventosi, fu costituita quella banda che portò tanta morte, tanta distruzione. Si celebra oggi uno dei delitti, non il solo, ma uno dei delitti più gravi fatti, che fu quello della strage di Portella della Ginestra. Ho ricordi molto, molto nitidi perché io poi sono andato a parlare dopo la strage a Portella della Ginestra, che ero segretario regionale della CGIL nel 47 in quegli anni, e quindi so quali passi difficili sono stati fatti, e oggi che qui in questo paese che poteva essere, che sembrava essere il simbolo del banditismo, e invece c'era una cittadinanza onesta e anche molto difficile nella sua vicenda quotidiana, oggi si riconciliano tutti attorno a un valore che è il valore della legalità, che è il valore della giustizia, che è il valore del lavoro. Thank you.